Ciao a tutti ed eccoci ad un nuovo appuntamento con No Edit, il format in cui leggo a impronta, come va, buona la prima, senza fare il montaggio o la pulizia degli audio. E ho deciso di continuare sempre leggendo il libro dei morti viventi, ma di saltare un paio di storie e andare direttamente alla penultima, poiché mi è stata chiesta nei commenti. Non ricordo da chi, perdonami se non ricordo il tuo nickname, ma tu sai che sto parlando di te. La storia di oggi si intitola Vermont e i figli di Jerry, di David J. Shaw. Buon ascolto. Mangiarli era più divertente che far loro scoppiare quelle teste verdi e grinzose. Ma perché mercanteggiare quando in realtà si potevano fare entrambe le cose? I più freschi erano azzurrognoli. Un fattore importante se si volevano evitare i crampi allo stomaco e la salmonella. A mangiarne uno verde si correva il rischio di ritrovarsi in un battibaleno affacciati su un grosso megafono di porcellana a gorgheggiare yodel. Vermont usò le pinze per tranciare la punta all'ultima pallottola fra le ganasce di plastica della morsa. Poi infilò la cartuccia smozzicata nel tamburo della sua Magnum 44 a canna corta. Una volta sparate, le pallottole con la punta appiattita si allargavano nell'impatto e riducevano in poltiglia il cervello di ogni schifido. I tipi verdi non erano veramente zombie, in quanto il voodoo non aveva niente a che fare con loro. Erano soltanto schifidi, lenti come melassa e scemi come vacche, e per Vermont la cosa era il massimo. Significava che lui non sarebbe morto di fame in quel nuovo mondo di vigliacchi. Lui mangiava, milioni di altre persone no. Il fardello di Vermont era gravoso. Gli penzolava addosso sotto la maglietta di cotone dedicata ai surfisti del Mar degli Stronzi. Aveva razziato decine di magliette simili in un negozio di frattaglie rock incendiato, tutte taglia extra extra large, tutte consacrate a complessi di cui non aveva mai sentito parlare. Gli aborti in tazza, i peni rudimentali, gli schizzi di smegma, i grassi e fottuti. Quella che Vermont preferiva reclamizzava un album ormai scomparso da tempo, intitolato Spacchiamo i denti ai morti viventi. Il grasso flaccido delle sue tette deformava il logo del complesso e la carne in eccesso tremolava e sussultava sotto i vestiti, come se fosse in corso qualche rivoluzione sottocutanea. Gonfia e debordante, la sua pancia pendeva verso la madre terra come un enorme sacco di sabbia tenuto a bada da un'alta cintura da sollevatore di pesi. Il minimo movimento faceva increspare come mercurio i suoi ettari di pelle. Vermont era molto più che semplicemente grasso, era una folla di persone grasse. Un solo specchio era insufficiente a contenere tutta la sua immagine. L'esplosione fece ronzare il pavimento sotto le sue scarpe con il gambale rinforzato. Le vibrazioni si trasmisero da uno strato di grasso all'altro, comunicandogli la notizia. Su di lui, lo scoppio di una Betty a rimbalzo funzionava sempre come un gong per il pranzo di pavloviana memoria. Riusciva a stampargli un largo sorriso sulla faccia e fargli borbottare lo stomaco. Afferrò il binocolo e uscì nel cimitero, rumoreggiando come una mandria di bisonti. Il Valley View Memorial Park era un cimitero classico, appartenente a una venerabile stirpe che precedeva di parecchio le ordinanze che richiedevano ai monumenti funerei di dichiarare le generalità dei cari estinti su una banale lastra di pietra. Le sculture granitiche e marmoree che si ergevano ai suoi confini erano vistose e piene di inventiva artistica, e
e potevano rivaleggiare degnamente con quelle solitamente mostrate nei film dell'orrore della Universal Studios. Angeli di pietra gelida si allungavano verso il cielo, epitaffi con rime zoppicanti, scalpellati per sfidare l'eternità, lodavano gli scomparsi. Placche di vanità in un angolo di periferia per i senza vita. Era nauseante. Quasi tutte le tombe erano vuote, erano rimaste prive del fertilizzante della corruzione umana. E adesso soffocavano fra la terra grassa i folti ciuffi di erba verde. Gli inquilini erano usciti con le unghie e i denti, allontanandosi parecchie stagioni prima. Una modesta stradina saliva a spirale su per la collina e terminava in un vicolo cieco di fronte all'attuale casa di Vermont. A mezza costa era interrotta da una trincea larga 3 metri. Vermont aveva creato questo fossato, usando il piccolo escavatore del cimitero, e sul fondo aveva piantato pezzi di tubo metallico segati di sbiego per formare una barriera di ostacoli appuntiti. Le colonnine del cancello erano collegate a trappole esplosive con fili sottili e circa 300 mine antiuomo erano state sepolte nel terreno. Ogni angolo del cimitero di Valley View era stato amorevolmente trasformato in un nodo gordiano di micidiale potenza omicida che Vermont aveva battezzato la propria ragnatela. La Betty e il rimbalzo erano state una manna del cielo. Chiunque avesse cercato di entrare come ospite indesiderato si sarebbe spappolato le gambe o sarebbe finito piantato per sempre nel fossato. Non molto tempo dopo che gli schifidi si erano risvegliati, erano saliti in superficie e avevano cominciato ad andarsene in giro con le ganasce spalancate. Vermont aveva rivendicato a sé il cimitero di Valley View. Sapeva che i morti tendevano a cercare casa in posti che erano stati importanti per loro quando non erano ancora verdi. Di conseguenza, non sarebbero mai tornati trotterellando verso un cimitero. Il precedente nascondiglio di Vermont era stato un deposito d'armi della Guardia Nazionale, ma là c'era troppo traffico di morti ambulanti che un tempo erano stati soldati della domenica. Ridurli a lasagne immobili costava troppo tempo e troppa polvere. Dopo 7 viaggi avanti e indietro con la Land Rover a pieno carico, l'ammodernamento di Valley View fu completato. Il cimitero era diventata una colossale imboscata automatizzata. L'edificio all'ingresso e la cappella valida per tutte le professioni religiose erano l'ideale per le necessità di Vermont e per la sua mole. La stanza di preparazione dei cadaveri conteneva più acciaio inossidabile di una cucina francese a Beverly Hills. Sui tavoli dove una volta i morti venivano vestiti per la sepoltura, adesso Vermont li metteva in gingheri per la cena. C'era perfino un grande scomparto refrigerato da obitorio. I generatori autonomi sfornavano allegramente i watt necessari. L'unica vera lamentela di Vermont era che non sembravano mai esserci abbastanza videocassette per tenerlo allegro. A parte i film, gli piaceva parecchio Julia Child. Il binocolo era un costoso aggeggio militare con un reticolo illuminato. Vermont accostò agli occhi le spesse lenti grandangolari, mise a fuoco ed esplorò la base della collina. Dal punto dello sconfinamento si levava ancora del fumo. In quei giorni gli schifidi che urtavano una mina erano sempre meno, ma ogni tanto lui riusciva a beccarne qualcuno. Questo era strano. Per quanto ne sapeva Vermont, gli schifidi funzionavano a un semplice livello di risposta motoria con una singola direttiva: cercare cibo. E le gambe servivano a rendere mobile il loro appetito. L'anno prima gli schifidi della zona avevano cominciato a evitare Valley View come la peste, quasi avesse preso a circolare la voce che era meglio stare alla larga dal cimitero. Forse il primato di uccisioni a Valley View ne aveva fatto il crogiolo della prima autentica superstizione zombie. Di
Dio solo sapeva che cosa ruminavano adesso nelle città. Con l'aumentare delle legioni di defunti ambulanti, il loro cibo preferito, i cittadini vivi, aveva imparato a nascondersi. I superstiti di quello che Vermont chiama l'apocalisse zombie si erano fatti furbi o fatti mangiare. La stessa società degli Schifidi era una fossa di allegatori. Lui ne aveva visto alcuni incazzarsi di brutto e strapparsi a vicenda bocconi di carne marcia. Anche se i loro cervelli, colpiti dalle radiazioni, mantenevano le membra elastiche e irrorate di sangue ossigenato, erano pur sempre dei morti, e i morti continuavano a marcire. La loro integrità strutturale, per non parlare della loro freschezza, non avrebbe retto a lungo dopo il secondo o il terzo Halloween. Gran parte degli Schifidi che Vermont avvistava ormai erano privi di un arto principale. Digerivano, ma non sembravano evacuare. A volte i più vecchi esplodevano semplicemente. Si intasavano di gas e di cibo in putrefazione fino a raggiungere la massa critica. E poi, boom! Pezzi di merda bruna e fumante tutto intorno. Era sufficiente a farti saltare la cena. La vita era così bizzarra. Vermont si sentiva l'ultima persona normale rimasta. Quella festa mobile, quella specie di buffet ambulante, sarebbe durata un altro anno o due al massimo, e Vermont lo sapeva. Le sue fortificazioni gli garantivano che sarebbe stato pronto ad affrontare il seguito, quando il mondo sarebbe cambiato di nuovo. Per ora era una gigantesca buffata e un grande spasso. La TV, ATV, gemette e lanciò le sue solite proteste quando lui salì in sella. Una rastrelliera saldata allo chassis ospitava gli arnesi per gli Schifidi. Una sbarra, un'ascia da pompiere, due foderi con fucili a pallettoni e una mazza da baseball con una quantità di ammaccature di sangue secco. Le grosse gomme da fuoristrada della moto a tre ruote non esplosero. Vermont pigiò sul pedale di avviamento e scese, scoppiettando incontro alla sua preda del giorno. Gli Schifidi fiutavano la carne umana a una discreta distanza. Alcuni erano arrivati addirittura a usare alcuni arnesi rudimentali, ma il loro senso di orientamento in un labirinto era sotto zero. Cercavano sempre di procedere in linea retta. Anche a uno che non fosse uno schifido sarebbe occorsa parecchia logica deduttiva per scegliere un percorso che lo conducesse fino alla cappella di Valley View senza dover rinunciare a parecchi organi vitali. E in ogni caso avrebbe impiegato molto più tempo di quello che di solito trascorreva fra un pasto e l'altro di Vermont. Lassù in cima a quella collina la sua sicurezza era garantita. Pilotò l'ATV lungo il suo percorso di fuga speciale, fra curve sterzate, fermandosi in diversi punti per ricollegare le trappole esplosive alle sue spalle. Abbassò sul fossato il suo ponticello pieghevole militare e passò oltre. Pezzi di carne carbonizzata colpita dal lampo di calore dell'esplosione sfrigolavano ancora sul terreno. Sul pendio, ancora intento a trascinarsi caparbiamente verso la cappella e la trippa di Vermont, c'era un mezzo schifido. L'altra metà, dall'ombelico in giù, era stata fatta a pezzi dall'esplosione. Vermont staccò la sbarra dalla rastrelliera. Un'estremità era stata modificata con la saldatura di una punta di arpione in acciaio del peso di 5 kg. Una scia di terreno inumidito da poco si trasformò in una pista di organi alla rinfusa, somiglianti a frutti spremuti. Il nuovissimo modo di procedere dello Schifido gli aveva permesso di sfuggire ai fili di alcune trappole. Vermona aggrottò la fronte. Il suo annuncio fu abbastanza appuntito e irritato per arrestare l'avanzata strisciante dello Schifido su per la collina. Benvenuto all'inferno, fiato di fogna! Quello girò sulle mani con tutta la grazia di un merluzzo tirato a riva. Vermont
Costole spezzate gli sporgevano dal petto e nella cavità toracica, quasi vuota, penzolavano frattaglie maciullate simili a collane. Un orecchio era stato tranciato di netto, un lato della testa era incrostato di sangue, terra e tessuti polverizzati. In un miscuglio che ricordò a Vermont del cibo per cani. Lo schifido cercò Vermont con occhi cisposi da ubriaco, fortemente itterici e pieni di un fluido colloso come quelli di un animale ammalato. Indossava un bracciale sporco della Croce Rossa. Una lunga striscia di intestino grigio-verde si era srotolata dietro lo schifido. Lui la fissò con vacuità famelica. Poi abbassò di scatto il capo per morderla. I denti si strinsero intorno al tratto d'intestino e una pasta nera e gelida venne espulsa con un fragoroso suono spernacchiante. Insoddisfatto da quell'autocannibalismo, lo schifido si rivolse di nuovo verso Vermont. Un rene si staccò dall'ultimo lembo muscolare e rotolò fra l'erbaccia scoppiando. Il fetore fu unico. Impaziente, Vermont scrollò il capo. Quegli idioti di schifidi. Forza, faccia di stronzo, vieni a prendermi! Fece oscillare la pancia poderosa, poi sollevò un avambraccio che sarebbe bastato per un intero arrosto. Vuoi deciderti a dare un morso o no? Avanti, è l'ora della pappa! Lo schifido sembrò capire l'antifona. Con la bocca che macinava vuoto e gli occhi che fissavano strabici in due direzioni, cominciò a scendere lasciandosi dietro brandelli e frattaglie. Era troppo maledettamente lento e troppi bocconi scelti andavano sprecati. Bilanciando la sbarra, Vermont risalì il pendio. Calò pesantemente una scarpa numero 46 a portata di morso e lasciò che lo schifido fantasticasse per un istante sul sapore che avrebbe avuto un boccone del suo polpaccio. Lo fece sbavare, poi lanciò tutto il suo fantastico tonnellaggio in un affondo verso il basso con la sbarra, trapassando la sua preda fra le scapole e inchiodandola al terreno con uno scricchiolio umido. Lo schifido cominciò a dibattersi e a masticare aria. Vermont gli fece ciao ciao davanti al viso. Non andartene adesso! Lasciò che lo guardasse scendere verso la TV. Voleva che lo vedesse ritornare con l'ascia. Ormai il sudore gli colava copioso sul corpo mastodontico. Lo sforzo fisico aveva reso Vermont madido e aromatico, ma a lui quella parte piaceva almeno quanto l'ingoiare i buoni bocconi della vecchia cucina casalinga. L'ascia si abbatté con un sibilo. Un arcobaleno bilioso di fluidi in decomposizione schizzò dal moncone del collo, mentre la testa azzurrognola rimbalzava da una lapide all'altra, andando a fermarsi con un tonfo contro la ruota posteriore sinistra dell'ATV. Vermone esaminò con aria delusa il mezzo busto rimasto. La carne era scarsa. Quello schifido era rimasto in circolazione troppo a lungo. Un'altra serata da hamburger. Si guardò alle spalle e vide che, come si aspettava, la testa solitaria lottava freneticamente per recuperare una certa mobilità. I capelli gli scendevano sugli occhi, il viso era ammaccato intorno al naso ormai appiattito, il tutto era impiastricciato di un fluido scuro, di polvere e di efflorescenze spinose. Ma per Dio, la testa riuscì a spostarsi, affondò i denti spezzati nel terreno compatto e tentò ancora di spingersi verso Vermont. Era affamata fino a quel punto. Vermont le scese incontro, canterellando. Fissò l'ascia al suo supporto e staccò la mazza da baseball. Spaccare una noce di cocco era più faticoso. Gli occhi dello schifido rimasero aperti. Non facevano nemmeno una piega quando venivano colpiti.
Al terzo colpo, schizzi di cervello misto a sangue coagulato si levarono nell'aria. Solo allora la testa smise di muoversi, se non per aprirsi mollemente con uno scricchiolio del cranio. La materia cerebrale era cremosa, color pancia di pesce. Vermon ne estrasse una manciata e la sventolò davanti agli occhi sbarrati e ormai ciechi. Strizzò con forza le mucillaggini. Le spirali luccicanti si distesero fra le sue dita con un rumore di maccheroni unti. «Ho vinto ancora io!» Leccò i residuati gelatinosi sul dito indice e schioccò le labbra. Quando tornò a prendersi il busto con un sacco da spazzatura, il bracciale della croce rossa stava fumando. Lui lo allontanò con un colpo della mazza. Il bracciale si incendiò a mezz'aria con una fiammata che inghiottì il brandello di stoffa e il simbolo cucito là sopra, lasciando Vermon a grattarsi la testa per capire cosa diavolo potesse significare. Piccolo Luca schizzò due scie gemelle di veleno torbido nel flacone per i prelievi di urina da buon cristiano, offrendo quel che aveva. A lui non spiaceva farsi mungere in quel modo, anche se nessuno gliel'aveva mai chiesto. Era un preambolo necessario al rito. Lui recitava la sua parte e in cambio veniva accudito, un limpido esemplare del grande progetto di Dio. Le sue zanne erano trasparenti e aveva un'aria fragile. Il veleno nebbioso si raccolse in fondo al flacone. Senza abbandonare la sua presa dietro le mascelle di Piccolo Luca, il molto reverendo Jerry ringraziò il Signore per quel raccolto che avrebbe consentito ai fedeli di prendere la comunione e di conoscere la sua pace. Baciò sulla testa Piccolo Luca e lasciò cadere il suo 1,20 m di lunghezza nella sacca dei cuccioli. Quel giorno il dono d'amore di Piccolo Luca era stato generoso. Forse anche i serpenti conoscevano la carità. Jerry si mise a riflettere sulla carità e così ignorò caritatevolmente il fatto che il suo diacono più anziano si stava pisciando addosso. Il diacono Mo era fermo nel vestibolo, con i pantaloni bagnati e gocciolanti, e oscillava avanti e indietro. Non respirava e i suoi occhi vedevano solo il flacone per i prelievi. L'odore che aveva accompagnato il suo ingresso nella stanzetta era quello di una salsiccia andata male. Era un figlio della disgrazia, senza dubbio alcuno, ma agli occhi del molto reverendo Jerry erano anche la prova inconfutabile che finalmente il mito aveva prodotto i suoi frutti, e al diavolo gli scettici. I morti erano sorti dalle loro tombe per essere giudicati, se quella non era una prova miracolosa. Gli spettatori abituali delle funzioni televisive di Jerry, trasmesse in tre con te, si accontentavano da tempo di miracoli che impallidivano al confronto. Lussazioni guarite, casi di stitichezza risolti, quel genere di cose. Adesso che quel dono inaspettato era caduto dal cielo, sarebbe stato da idioti lasciarsi sfuggire le opportunità che offriva. Jerry riassaporò il momento in cui i morti si erano messi a camminare. Aveva rinsaldato la sua fede declinante, scacciando in un attimo i dubbi che da una vita rodevano la sua anima. Esisteva un solo vero Dio, esisteva un giorno del giudizio e c'era un Armageddon. Ci sarebbe stato anche un secondo avvento e, purché gli avvenimenti giusti si fossero verificati prima o poi, a chi importava se il loro ordine risultava leggermente pasticciato? Già in precedenza il Signore aveva dato prova di agire in modi misteriosi. Un tempo l'abito di Jerry era stato candido e immacolato, puro. Con la fede avrebbe scintillato di nuovo senza macchie. In quel momento a lui non interessava molto il fetido miasma che esalava dalle ascelle di quella che una volta era stata una giacca da $1,500. Aiutava a coprire il puzzo più intenso e pungente causato dalla presenza del diacono Mo. La congregazione era in movimento e c'era poco tempo per badare i problemi di lavanderia a metà della loro migrazione. Jerry
fece segno al diacono Mo di avvicinarsi per ricevere la comunione. Da come il povero Mo barcollava, quella poteva essere la sua ultima occasione di bere il sangue, considerato che di recente nessuno dei fedeli aveva avuto l'occasione di serrare i denti intorno al corpo o a un suo qualsiasi surrogato. Jerry si era recato in una biblioteca abbandonata e i libri gli avevano detto cosa poteva fare il veleno di serpente. Negli esseri umani questo veleno agiva come una neurotossina e bloccava gli impulsi nervosi, ostacolava i segnali del cervello impedendo all'acetilcolina di trasferirsi fra le terminazioni nervose. Le istruzioni del cervello non giungevano mai a destinazione. Dapprima sopraggiungeva la paralisi facciale, poi la perdita del controllo motorio. Il cuore e i polmoni chiudevano bottega e la vittima affogava nei propri liquidi interni. Fattori emolitici, ovvero distruttori del sangue, potevano provocare intensi dolori locali. Jerry aveva assaggiato il veleno che somministrava regolarmente al suo quartetto di diaconi. Non c'era nulla di cui preoccuparsi finché le pareti dello stomaco non avessero avuto qualche piccolo foro. Quel liquido giallo era inodore, con un sapore dapprima astringente e poi dolciastro. Rendeva insensibili le labbra. C'erano tante cose che i libri non sapevano. Nei corpi dei morti viventi, Jerry scoprì che il veleno somministrato per via orale penetrava facilmente attraverso il gruviera delle loro condutture interne, dirigendosi subito verso i centri motori del cervello e sbloccandoli. Così Jerry poteva intrufolarsi là dentro grazie a uno stato di leggera ipnosi e pasticciare a suo piacere. Poteva programmare i suoi diaconi affinché non lo divorassero. Particolare ben più importante, questa direttiva poteva essere poi trasmessa agli altri fedeli nel modo mistico e silenzioso che pareva essere una prerogativa speciale di quegli insoliti figli di Dio. Il talento ipnotico non era raro in un uomo che aveva dedicato anni a incantare l'occhio fisso e onniveggente di una telecamera, ma Jerry preferiva considerare la sua abilità come qualcosa di innato, un dono divino, la conferma che Dio approvava l'uso che lui ne faceva. Non mangiate il reverendo. La lingua sporca del diacono Mo inumidì le labbra screpolate e verdognole, non in attesa, ma per un riflesso del tutto precondizionato. Le linee di demarcazione sul flacone per i prelievi di urina mostravano un livello di circa 50 millilitri. Piccolo Luca poteva essere munto completamente più o meno una volta al mese. Il flacone fu inclinato verso le labbra del diacono Mo e il veleno venne ingoiato in nomine Patris et Fili. «E Dio mosse la sua mano!» esclamò Jerry. «E quando Dio mosse la sua mano, i cuori dei malvagi furono purgati del male. Egli scacciò le anime dei lupi e inviò i suoi rinati a reclamare la terra in suo nome. Le sacre scritture avevano visto giusto fin dall'inizio. I miti hanno ereditato la terra. Ora il mondo sta tornando verde e fecondo. Ora i fedeli devono cercare forza nel loro santo creatore. Le maledette Sodoma e Gomorra di New York e Los Angeles sono cadute in rovina. I loro falsi templi sono crollati a formare la polvere dalla quale il Signore plasma il cristiano timorato di Dio. Il nostro Dio è un Dio d'amore, ma sa anche essere un Dio irato e così ha distrutto coloro che non potevano essere redenti. Ha chiuso per sempre il libro dell'umanesimo laico. Il suo potente tallone ha cancellato il femminismo radicale.
Il suo possente pugno destro ha fatto giustizia degli omosessuali. Il suo possente pugno sinistro ha ridotto parimenti al silenzio i pagani del diabolico rock and roll. Egli ha allargato le sue braccia poderose per raccogliere tutti i peccati di questo mondo malvagio, dall'uso di droghe alle perversioni sessuali, fino all'adorazione di Satana. E si potrebbe quasi dire che dalla scrivania del Signore è sceso fino a noi un suo messaggio, quando tutti i più grandi infedeli di questa terra sono stati presi a sonori calci nel culo. Adesso strillava con veemenza, la pelata lustra di sacrosanto sudore. Le sue mani agguantarono le spalle del diacono Mo. Il suo fiato appannò gli occhi fissi dello zombie. La sua convinzione era assoluta. Mo salivò. E adesso, fratello, i fedeli camminano sulla terra come una possente armata. Le legioni di Dio crescono ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, mentre noi restiamo qui a riaffermare la nostra fede nel suo nome. Siamo tutti figli di Dio e Dio è un padre amorevole che provvede ai suoi figli. Sì, sì, dobbiamo fare sacrifici. Ma anche se oggi le nostre pance sono vuote, i nostri cuori sono colmi della bontà del Signore. La sua voce cominciò a incrinarsi. Conveniva sempre simulare qualche cedimento casuale all'emotività. Da questa bontà, tu e io, dobbiamo trarre la forza di perseverare fino a domani, quando il millennio si compirà e nessun figlio del Signore avrà più fame. La pace si avvicina, il cibo si avvicina. Scendi alla congregazione, diacono Mo, e diffondi la buona novella. Amen, amen, amen. Il diacono Mo ansimò, strappando dalla gola arida un suono di assenso simile al rantolo di un asmatico attraverso un grosso grumo di catarro. Jerry gli fece fare dietro front e lo spinse oltre la tenda da disseminare il verbo. Udì uno sciacquio dallo stomaco di Mo, dove era sceso il veleno concentrato. Là dentro la corrosione stava facendo passi da gigante e da un momento all'altro la forza di gravità poteva riempire i pantaloni del diacono Mo con la sua stessa trippa zombificata. Quella sera bivaccavano in una vera chiesa. La maggior parte dei fedeli andava zonzo per le navate. I diaconi cercavano di far loro ripetere i gesti di Jerry. Il quoziente di risposta del gruppo completo, una cinquantina di zombie, era affidabile almeno quanto quello di un topo da laboratorio addestrato ma ritardato. Con un minore controllo da parte dei diaconi, Jerry avrebbe interpretato il ruolo principale della propria ultima cena diversi mesi prima. In questo momento lui vedeva la sua congregazione solo come un insieme di recipienti in attesa di essere riempiti dalle parole del Signore. Nel frattempo cercava di riempire le loro pance come meglio poteva. Il ricordo di cui andava più fiero risaliva al giorno in cui aveva iniziato la sua crociata attraverso il paese. Era entrato testa alta fra i miasmi di una bettola di Baton Rouge e aveva lasciato che Dio facesse i conti con un branco di musicisti che si facevano chiamare Rico il Fico e i suoi uccelli fichi. A marciare compatti dietro di lui c'erano 20 rinati famelici. Quella santa epurazione, quel primo ricco pasto con il quale aveva benedetto la sua nuova congregazione, avrebbe sempre brillato lucente in un angolo speciale del suo cuore. Rico il Fico e i suoi degni compari avevano visto la luce. Alcuni di loro si erano addirittura uniti alla crociata, quelli che non erano stati troppo masticati per potersi muovere.
Come Gesù nel Tempio, il molto reverendo Jerry non veniva a distruggere, ma bensì a colmare un vuoto e alcune pance. Infilò un bastoncino nell'apertura della sacca dei cuccioli. Nessuno di loro agitò il suo sonaglio. Nessuno poteva farlo. Quel rumore così caratteristico rendeva inquieti i fedeli, quindi lui aveva tenuto a bagno i sonagli dei suoi quattro piccoli distillatori di vinsanto finché non erano marciti e caduti nel silenzio. Piccolo Matteo venne liberato dal groviglio dei suoi fratelli. I crotali diamantini dell'est erano giustamente temuti per le dimensioni e per la loro alta scarica velenifera. I morsi dati per bene erano quasi sempre fatali. Piccolo Matteo era lungo 1,5 metri, possedeva grosse ghiandole in grado di fornire senza sforzo un dono d'amore, capace di convertire alla giusta causa ben 666 adulti. E quella non era una singolare coincidenza matematica? Jerry aveva dovuto eseguire parecchi calcoli per passare dalle once ai grani e infine ai millilitri e fare poi qualche arrotondamento. Il modo in cui veniva somministrata una dose letale costituiva una grossa variabile, ma il numero finale mostrato dal suo calcolatore tascabile era 666, ripetuto all'infinito. Quello era il numero di peccatori che potevano finire in ginocchio con sole 3 once, ovvero 84 millilitri, della migliore vendemmia di Piccolo Matteo. Per Jerry quel numero era un segno ideale e non era giusto che realmente contava nel grande libro? Cioè, non era questo che realmente contava nel grande libro? I conti di Dio tornavano sempre in modo perfetto. Il diacono Curly non si era presentato a ricevere la comunione, che se ne stesse andando in giro con il cervello fra le nuvole? Nei giorni in cui i suoi gusti non erano stati così selettivi, il molto reverendo Jerry era stato un appassionato di film comici. In omaggio a quei tempi, i suoi diaconi anonimi erano stati battezzati con i nomi di famosi attori comici del passato. Con il logorio e il pensionamento forzato dei suoi collaboratori, la lista di nomi di Jerry si era assottigliata. Al momento, i diaconi in servizio erano Moe, Curly, WC e Fatty. Curly stava diventando un po' lento e svagato, e ciò era peccato. Finisce qui la prima parte di questa storia un po' bizzarra che però mi sta intrigando parecchio. Siamo esattamente a metà, quindi ci sentiamo, ci vediamo al prossimo appuntamento con No Edit per la seconda e ultima parte di questo poderoso racconto Vermon e i figli di Jerry. Scusatemi se durante la lettura ho tossito e fatto dei suoni non previsti, ma il bello della diretta è anche questo. Spero che non vi abbia dato particolarmente fastidio. Grazie per aver ascoltato fino a qua. Sentite che ho anche un fischietto come prendo l'aria. Non è un bene. Grazie per aver ascoltato fino a qua, fatemi sapere cosa ne pensate della storia, cosa ne pensate della mia tosse, cosa ne pensate del mio fischietto quando aspiro l'aria e ci ribecchiamo al prossimo video. Ciao e buona serata o buona giornata.